Garfield, ma lo sai che le catapulte erano già conosciute ai tempi degli antichi greci e venivano usate sia come arma di copertura sui campi di battaglia che come strumento di assedio per le fortificazioni. No, non lo sapevo. Di solito si vede nei film dove ci sono dei soldati in armatura metallica che assediano un castello. Mi sa che ti stai sbagliando. Quella che dici tu si chiama trabucco. Ed è un'evoluzione della catapulta ed è stata usata soprattutto nel periodo medievale. La catapulta classica, invece, venne usata fino al periodo imperiale dei Romani, per poi essere definitivamente abbandonata. Va bene, ma tutto questo a cosa serve? Ma niente, era solo per fare una piccola introduzione storica. Prima che inizi. Iniziamo. Sì, va bene. Iniziamo assieme a realizzare questo gioco con le catapulte. Ed ecco la lista di materiale necessario: un cartoncino o del cartone, un paio di forbici, del nastro adesivo, dello scotch o del nastro da pacchi, un pennarello. Perché solo uno? Sarebbe il pennarello con altri colori usati e diventa tutto più bello. Sì, d'accordo. E poi degli elastici, almeno 4. 4 cucchiaini da caffè. E sei bicchieri di plastica, possibilmente di forma uguale. E della pasta di forma cilindrica. Io ho delle penne in casa, ma va bene anche i maccheroni. Infine dei fagioli secchi o dei ceci o anche delle lenticchie. Realizzare la nostra catapulta prendiamo la pasta, il cucchiaino e mettiamo la pasta cilindrica sotto il manico del cucchiaino. Con l'elastico giriamo attorno a un'estremità, torciamo l'elastico, infiliamo l'altra estremità, torciamo nuovamente, ritorniamo indietro e blocchiamo in questo modo la pasta sopra il manico. Lo spostiamo circa tre quarti della lunghezza e ecco fatto la nostra catapulta. E adesso cosa pensi di fare? Una pausa, ti sfido a singolare terrone. Con un cucchiaino? Hai paura? Ok, sfida accettata. Sparato. Quest'altro. Oh, piano. Cacchio, l'ho armato. Ta-da! E adesso come la mettiamo? La mettiamo che andiamo avanti, se no non lo finiamo più questo gioco. Per la torre del castello prendiamo due bicchieri di plastica. Se abbiamo della colla lo possiamo mettere sul fondo del bicchiere e li uniamo assieme aspettando che si asciughino. Non avendo la colla possiamo usare del nastro. Mettiamo un pezzo di nastro sul bordo, accostiamo l'altro bicchiere e lo blocchiamo tenendolo come sto facendo io, un secondo pezzetto di nastro per renderlo più stabile. In questo modo non può più muoversi e per irrobustire il tutto facciamo un giro completo attorno al perimetro dei nostri due bicchieri, facendo attenzione di prendere bene tutti e due i bordi, e in questo modo li abbiamo bloccati e abbiamo realizzato la struttura della torre. Ora prendiamo il cartoncino e tagliamo 4 strisce di larghezza un paio di centimetri e lunghe circa una volta e mezzo l'altezza di uno dei nostri bicchieri. Ed ora fisseremo le strisce di cartoncino appena tagliate al bordo della torre. Usiamo un nastro, tagliamo una striscia lunga come il perimetro del bordo del bicchiere, ci fissiamo una prima strisciolina di cartone, stando più o meno a metà dell'altezza della punta del nastro adesivo, e lo fissiamo in questo modo al bordo del nostro bicchiere. Stringiamo bene il nastro, dopodiché
Facciamo la stessa operazione anche per le altre strisce, mettendole a 90 gradi una dall'altra. Premiamo bene il nastro sul bordo del bicchiere in modo da renderlo aderente e in questo modo abbiamo realizzato e completato la nostra torre. Adesso prendiamo gli altri bicchieri su cui avremo scritto precedentemente o un numero progressivo da 1 a 4 o il nome dei concorrenti a questo gioco e li inseriamo, come vedete, sotto i cartoncini che serviranno per mantenerli stabili mentre si gioca. Aggiungiamo le nostre catapulte, una per ogni postazione. E infine prendiamo i nostri fagioli e decidiamo il numero di colpi che ogni concorrente potrà tirare in ogni game. Le regole del gioco sono molto semplici, potete farle o a numero di tiri per persona o a tempo, o se volete inventarle le nuove, tanto meglio. Buon divertimento!